Amici sportivi, buongiorno. Io sognavo di cominciare così e mi dispiace per tutti quelli che pensavano di trovare oggi Valeria Ciardiello, invece trovano me alla conduzione, ma non sarò solo in questo viaggio che dura circa un'ora, perché con me in studio c'è la bellissima, l'affascinante, l'intelligentissima, la tutto. C'ho tutte, eh? Valeria Ballarini. Valentina però. Ballarini. Ma va benissimo lo stesso. Ho fatto confusione con Valeria Ciardiello, ma, sì, ma la V è sempre in testa mia, la mia deformazione professionale. La V è uguale. E a fianco a Valentina, ovviamente, c'è l'immancabile autore e imitatore David Pratelli. Buongiorno, ci picchia, David. È pure autore. Pure. No. Grande ammazza, Davide. Comunque, veramente, ha detto Valeria, perché lui proprio con Valeria ci ha sempre, capito? Esatto. È un uomo di spessore lui su questo. E poi abbiamo collegato da Istanbul, per una causa meravigliosa che adesso ci dirà, il nostro vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini. Buongiorno Carlo. Ciao Igor, ciao a tutti e buona giornata. Buon pomeriggio. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Sei traumatizzato a vedere me e non vedere Valeria? No, lo sapevo, quindi mi ero preparato. Psicologicamente. Però... Senti... Diciamo che i traumi piuttosto sono altre cose per me. Bravo, hai ragione. Senti Carlo, vuoi dirci perché sei a Istanbul in questo momento? Per una nobile causa, mi pare, no? Eccola. La nobile causa è questa. Diciamo che siamo riusciti a far uscire i ragazzi dall'Ucraina, i ragazzi ucraini, venerdì scorso, con un permesso speciale per poter affrontare delle partite amichevoli a scopo umanitario. E ci siamo ritrovati a Istanbul, ospitati dal presidente del Fenerbahce e sulle strutture del Başakşehir. Venerdì, sabato mattina siamo partiti, siamo andati ad Atene, abbiamo giocato sabato sera contro l'Olympiakos Atene, campioni di Grecia, con ragazzi tra l'altro messi in campo per la prima volta, perché sapete che la nostra squadra è formata principalmente da brasiliani, però abbiamo fatto una bella prestazione. Per la cronaca abbiamo perso 1-0, ma va benissimo così. E ecco, tanta emozione, siamo stati felicissimi di rivedere i ragazzi, perché così come abbiamo aiutato i brasiliani prima di uscire, era giusto, ci sentivamo responsabili anche nei confronti degli ucraini, avevamo promesso che avremmo fatto l'impossibile e adesso stiamo cercando di organizzare altri amichevoli. In questo momento siamo ospiti della federazione turca, che fino al 19, il 14 avremo un amichevole ad Danzica, il 19 col Fenerbahce e poi faremo l'1 contro l'Aido Split. Abbiamo una data libera al 26 e stiamo provando a organizzarla in Italia. Vediamo se ci sarà l'appoggio, se ci sarà la volontà di qualche club piuttosto che della federazione a darci una mano per organizzare anche questa partita in Italia. Bene, e questo sarebbe fantastico. Un applauso grande da parte di tutti noi, Carlo, veramente con il cuore. Poi c'è anche una clip che ti riguarda, ma la vedremo dopo. Invece okay, io presento la vera padrona di casa, la vera conduttrice, mi permetto di dire, Valeria Ciardiello. Ciao Valeria, ci senti? Ciao Igor, buongiorno a tutti. Allora, intanto devo farti i complimenti perché sei bravissimo. Non è vero. Veramente, no, te lo dico sinceramente, bravissimo. Mi spiace solo che tu non abbia questa. È vero. Ma se avessi avuto questa saresti stato perfetto. Senti, però c'è un motivo, cara Valeria. L'ho voluta rossa perché è segno d'amore, l'amore che ci lega da tanti anni. Sei contenta? Ti piace questa cosa? Molto attoriale, direi, più che da conduttore. Sei un gentiluomo. No, io saluto intanto il pubblico e gli amici di Sport Italia. Mi scuso, ma come potete constatare dalla voce, sono capitolata anch'io. Il Covid ha colpito anche me e la mia famiglia. Quindi sono positiva. Mi dispiace perché avevamo invitato Valentina, insomma, sono giorni che ci dicevamo allora quando puoi venire. Vale, dovrai tornare, evidentemente. Torno, Vale, non ti preoccupare, volentieri, davvero. Grazie, un bacetto anche al mio Pratelli. Ciao Pratelloz. Ciao tesoro, rimettiti al più presto, perché qua sto busto aspetta a te. E un love direttamente in Turchia, soprattutto per la maglia che ho visto passare indossata da Carlo, e quindi sono contenta di ritrovarlo collegato in esterna. Allora,
se siete d'accordo, però, visto che io sono gelosa del mio ruolo di conduttrice, cercherò di farlo un pochettino anche da qui, da casa, nonostante dietro di me non ci sia il logo di Leo Talk, ma una libreria classica da ufficio di casa. Sarò il tuo migliore velino, Valletto. Grazie, Igor. No, allora, sicuramente un weekend interessante, un weekend che ha detto ulteriormente delle cose. Allora, il nostro Andrea Mantovani ha preparato una clip che riguarda la gara tra Napoli e Fiorentina, e su questa gara volevamo partire a fare una serie di ragionamenti, perché avendo perso il Napoli la gara contro la Fiorentina, probabilmente ha perso lo scudetto. Vediamo la clip, poi torniamo. La domanda è subito per Valentina, dopo la clip, ossia se effettivamente il Napoli si è giocato l'unica carta che aveva per consolidare una posizione, quindi sperare di poter vincere il campionato. Clip e poi Valentina. Perfetto. Il sogno del Napoli sembra già finito, ancora una volta per colpa della Fiorentina, che sembra confermarsi la vera e propria bestia nera dei partenopei. Dal "mi è rimasto solo Maradona", pronunciato da Ottavio Bianchi nel lontano 1988, passando per il famoso albergo di Firenze di Sarriana memoria, fino alla sconfitta a San Paolo di ieri pomeriggio. Ancora una volta, una sconfitta con la squadra viola pregiudica probabilmente in maniera definitiva la corsa allo scudetto del Napoli. Un trionfo della squadra di Taliano e del suo calcio sfacciato. Una lezione durissima per Spalletti e i suoi uomini. Ancora una volta la Fiorentina, ancora una volta nel periodo clou del campionato, ancora una volta subendo tre reti. Dopo una stagione quasi sempre lì in alto, il Napoli vede il lembo dello scudetto venire strappato via a forza e forse è troppo tardi per ricucirlo. Eccoci, eccoci. Vale, se sei d'accordo io lancerei subito il domandone, che dici? Eh sì, certo, anche perché il domandone riguarda proprio il Napoli. Vediamolo insieme. Yeah. Addio scudetto? Napoli, addio scudetto? Questa è la domanda che giriamo anche a voi. Rispondo quindi subito. Secondo me sì. Assolutamente. Secondo me sì. Mi dispiace tantissimo, però la sconfitta di ieri ha pregiudicato tanto, perché A, era inaspettata, facendo i complimenti alla Fiorentina, al grande lavoro che Vincenzo Italiano sta facendo dall'inizio dell'anno, perché la Fiorentina è una delle squadre che ha mostrato il miglior calcio, secondo me, del campionato, con grandi idee. Italiano ha fatto grandi cose con lo Spezia, erano sotto gli occhi di tutti, e onestamente non mi aspettavo, pronti via, la Fiorentina facesse così bene, Vincenzo Italiano. Però ieri era la partita che il Napoli non poteva fallire, soprattutto perché arrivava dalla vittoria di Bergamo su un campo difficilissimo, esatto. Vittoria arrivata senza Osimhen. Stavolta Osimhen ce l'avevi. Luciano Spalletti ha detto però non si è allenato con noi per tutta la settimana per i problemi fisici, però non può essere una scusante, perché poi Osimhen te la riapre facendo quel gol incredibile. Il Napoli manca nei momenti importanti ed è mancato soprattutto in casa, paradossalmente, al Diego Armando Maradona, dove ha perso 5 partite, tutte fondamentali. No, ma poi sempre sul momento più bello, no? Esatto, sempre sul momento più bello, dove veramente ti puoi giocare il primato, esatto. Concretizzare il primato, e tutte le volte questi se la fanno sotto. Ma infatti richiama un po' quelli che erano i fantasmi. Se la fanno sotto, è una cosa tremenda. No, quelli che erano i fantasmi del 2017-18, no? Sì, però allora, tempi tu sembrava che avessero perso lo scudetto. Il Napoli di Sarri, certo. Ma tu pensa, invece, cioè, poi purtroppo. Ma Sarri comunque ha perso uno scudetto a 91 punti. Questo non ci arriva al 91. No, no, quest'anno non ci arriva. Mi dispiace molto per Spalletti. E lo so. Mi dispiace molto per Spalletti, perché hai visto come ha fatto? Come si può fare? Come si fa? Mi dispiace. Un altro punto carino da tirar fuori è, come dicevi te giustamente Valentina, un Napoli che ritrova Osimhen, però cambia completamente anche il modo di giocare, no? Perché quando tu non hai Osimhen il Napoli gioca in un modo forse anche più corale, cioè arriva alla fase offensiva con una coralità diversa. Quando hai Osimhen puoi anche puntare su un giocatore che è molto forte, soprattutto nelle ripartenze, grande velocità, grande fisico, grande dinamicità, e ieri l'abbiamo visto. Sì. E sono anche molto contento per Mertens, posso dirvi? Sì. È entrato, ha fatto gol, è stato bravissimo. No, Mertens molto bene, è stata un po' anche la carta, no, per cercare di cambiare il corso della partita, l'esperienza di Mertens. Ieri il Napoli è
cambiato soprattutto nella sua fase difensiva, molto male in difesa, male a centrocampo perché manca un giocatore fondamentale, cioè c'era ma non sta bene fisicamente, lì Spalletti ha ragione, Fabian Ruiz, sì. Quando Fabiana sta bene Fabian ti fa la differenza, però a Spalletti manca sempre quell'uno per fare 31, certo. Cioè ha vinto, lui ha vinto i titoli, due titoli li ha vinti a San Pietroburgo, certo, con lo Zenit, sì. No? È quindi... successo anche con la Roma una è cosa quello, del genere lo dico per questo motivo qua, perché lui sì. Con la Roma poi è ovvio che è capitato anche in degli anni in cui era quasi impossibile vincere perché c'era l'Inter che era più forte rispetto certo. Alla Roma, però lui attraverso il gioco ci è andato davvero vicino a vincere lo scudetto con la Roma. Sono però curioso, gli è sempre mancato qualcosa, sì, sono sì. Curioso di sapere che cosa ne pensa anche Carlo, che dici Carlo in merito al Napoli e anche alla Fiorentina, visto che comunque la Fiorentina si sta ritagliando uno spazio importante lì sopra, no? Ma io penso che sia un campionato che ieri ha confermato la mediocrità di questo campionato, se non che ci sono delle squadre di metà classifica, metà alta, Fiorentina, Sassuolo, Verona, Torino, a tratti, che fanno vedere qualcosa di veramente importante, mentre invece sia il fondo classifica che l'alta alta classifica hanno deluso amaramente, perché sembra un campionato che nessuno voglia vincere. Avete citato appunto campionati persi a 91 punti, questo sembra si possa vincere a 81-82, quindi la dice tutta della onestamente pochezza e, come ha detto benissimo Valentina, dell'arrivare tanti, non solo Spalletti al 30 ma al 31. Ieri Pioli, spiace dirlo, ma ha fatto vedere ieri l'altra partita il perché non ha mai vinto niente. Ragazzi, cioè, fai dichiarazioni in settimana che dici non eravamo previsti lì e siamo lì. Guardo la Juventus, Inter, senza interesse, perché dipende, cioè, fa dichiarazioni che poi dopo arrivano quei pareggi qui e uno fa uno più uno, che veramente invece in matematica fa due, e dice ecco perché Pioli non ha mai vinto niente, spiace. Carlo, comunque diciamo la verità, che la marcia del Milan ultimamente va lentina. Spettacolo, e con questa battuta soprattutto contro le piccole. Allora, con questa meravigliosa battuta di David, io vi inviterei a dare un'occhiata al post che hanno messo sui social Calciatori Ignoranti, che riassume un pochino quella che è la lotta scudetto, no, della 32esima giornata. Vediamo, dovrebbe arrivare, ecco. Il lancio del martello. Hai visto? Sì. E a proposito di questo vi chiedo, comincio da te Valentina, ma chi vincerà questo scudetto? Che è la domanda che ormai ci stiamo facendo tutti. L'Inter. Perché l'inerzia è ripassata dalla parte dei nerazzurri, dalla parte di Simone Inzaghi. Lo scudetto l'Inter ce l'aveva in tasca due mesi fa, ce l'aveva praticamente in tasca due mesi e mezzo fa, quando giocava il miglior calcio del campionato, quando vinceva con grande sicurezza, quando Dzeko e Lautaro segnavano con grandissima continuità, no? E quando insomma Brozovic giocava sempre, poi Brozovic è mancato in quelle due partite, l'Inter è cambiata, però lo scudetto che aveva in tasca adesso paradossalmente ce l'ha nuovamente in tasca l'Inter. Dobbiamo aspettare il recupero ovviamente contro il Bologna, però io vedendo anche il calendario dico Inter. Sai chi arriva seconda secondo me che la Juventus? Seconda. Esatto, la Juve. Guarda il calendario, confronta il calendario da adesso alla fine, la Juve potrebbe dare veramente fastidio. Però chi vince secondo te lo scudetto, Davide? L'Inter, assolutamente. L'Inter, dopo ieri l'Inter. Sì. Abbiamo sempre un po' detto qui alle Autolche, no? Sì, no, va, perché l'Inter è oggettivamente più forte. Alla lunga, quante volte abbiamo detto, sì, che alla lunga il campionato lo vince sempre la più forte. Ma lo stava dominando, dai, qualche tempo, sì, fa lo stava dominando. Che poteva, sì, averlo già dominato, se non perdeva il derby, non perdeva col Sassuolo, certo, e non aveva pareggiato col Genoa, l'Inter aveva già ammazzato il campionato. Diciamo anche che quella leggera flessione derivava anche dal fatto che per me mancava anche un giocatore fondamentale come Brozovic, che mai come quest'anno, sì, è fondamentale per l'Inter. Poi c'è stata anche la Champions di mezzo, il Liverpool, esatto, bellissima, e soprattutto hanno vinto a Torino contro la Juventus, quello è un passaggio importante anche a livello psicologico. Guarda, Valentina ha detto una cosa molto interessante, c'è stato il Liverpool di mezzo, è ormai matematico che ogni anno quando una squadra importante come l'Inter, che sia la Juventus, il Milan, Roma, qualsiasi squadra che partecipa in Champions League o nelle coppe europee, quando vengono eliminate
hanno sempre una flessione, sì, il mese successivo, però poi si riprende. Sono usciti male, perché con Liverpool l'hanno fatto comunque. No, Carlo, che cosa ne pensi? Stiamo dicendo tutte cose giuste o forse c'è qualcosa da andare a puntellare? Sicuramente. Credo di sì, concordo. Io direi che un campionato che non lo vince la squadra più forte, non lo vince la squadra meno scarsa, ma secondo me lo vince la squadra che alla fine ha sbagliato un po' meno delle altre. E abbiamo sempre detto dall'inizio della stagione che l'Inter forse era quella creata un po' meglio, che aveva più possibilità, e alla fine, Valentina ha detto benissimo, l'inerzia con la partita di Torino è tornata per l'Inter, e credo che il passaggio a vuoto, che è durato anche parecchio, perché è durato anche 2 mesi, sì, non torni più, e quindi l'Inter riesca adesso a concludere queste 6 giornate, 7 giornate che mancano alla fine in testa, ecco. Però non con merito, ecco, alla fine io non dirò ha vinto la squadra più forte o ha vinto la squadra, ripeto, meno scarsa, quella che ha sbagliato di meno. Poi faremo i complimenti, perché ovviamente chi vince merita i complimenti, però ecco, c'è un po' di delusione che poi viene colmata da comunque il fatto che resta appassionante questo campionato proprio per la classifica, perché sennò sarebbe veramente solo delusione visto il tipo di prestazioni. Perché se avete visto poi da ieri Liverpool-Manchester City, Liverpool, sì, abbiamo visto un'altra cosa, abbiamo visto due squadre che vogliono vincere, due squadre che per 90 minuti creano gioco, due squadre calcio per 90 diverso. Minuti che, poi te lo invece chiedere, abbiamo visto tutte le partite italiane. Tu vai a vedere, il Milan ha fatto un tiro in porta, la Juventus 2, sì, l'Inter stessa 3 il primo tempo, il Napoli, cioè, in tutte le partite delle 4 principali squadre italiane hanno fatto meno di una sola delle 2 inglesi ieri, quindi questo un pochino la dice lunga. Senti Carlo, mi allaccio a quello che hai detto te, volevo fare una domanda sia a Valentina che a Davide, ma siamo così distanti dal calcio inglese? Cioè, obiettivamente anch'io ieri ho visto la partita, e non solo quella, perché il calcio inglese mi appassiona così come quello spagnolo, ma un'altra velocità, un altro ritmo. Un altro ritmo. Guarda, ti posso dire una cosa veloce, poi lei è giusto che parli di più. No, ma ti ha risposto l'allenatore della Juventus con quella frase. Ce lo fai sentire? Con quella frase. Ce lo fai sentire, ce l'hai? Detto, ma preferisco essere criticato quando perdo, perché gioco male e perdo, che quando invece gioco bene e ricevere i complimenti, capito? No, ricevere, sì, no, infatti, io preferisco quello. Cioè, con questo ti ha fatto vedere lo specchio dell'Italia. Capisci? Sì. Certo. Con quella frase lui ti ha fatto capire tutto, cosa vuole il tifoso, conta vincere, conta quello, non importa come, l'importante è vincere. In Premier League hanno un'altra mentalità. Però non solo in Premier, io mi permetto di dire, adesso non so se Carlo certo, è d'accordo, non soltanto in Premier, perché noi abbiamo fatto un grandissimo errore, e la Juventus l'ha fatto in particolare, o meglio, forse i giornalisti italiani che non guardano troppo all'estero, no? Abbiamo sottovalutato e hanno sottovalutato il Villarreal, come se Villarreal fosse l'ultima squadra spagnola, invece, l'ultima arrivata. Invece Villarreal, ragazzi, è una grande squadra. Villarreal l'anno scorso ha vinto l'Europa League, i calci di rigore contro il United, è un grande allenatore, ha una struttura, ha un presidente che fa investimenti da anni. Il Villarreal, cioè la Juventus che esce col Villarreal, non è una sorpresa in Europa, non è una sorpresa. Il Barcellona, era un Barcellona che Xavi stava ricostruendo, ha dominato il Napoli nella gara di ritorno, non ha fatto mai vedere il pallone al Napoli. Quindi non soltanto il calcio inglese ha una marcia in più, il calcio spagnolo ha una marcia in più, il calcio tedesco, Bayern Monaco eccetera, secondo me anche a livello di ritmo ha una marcia in più. Noi dobbiamo cambiare totalmente, e soprattutto non dobbiamo credere che se prendiamo il Villarreal in Champions League le cose ci vanno bene, perché noi siamo la Juventus. No. Certo, non è così, no. Non però, è così. Però domanda... il Villarreal, diciamo, è meritevole. Però è vero. È meritevole. Allora, da Istanbul è arrivato un bravissimi. Carlo, vuoi dire qualcosa? Ci arriveremo mai? Il nostro calcio italiano tornerà ad essere il primo, perlomeno a livello europeo, oppure abbiamo ancora molta strada da fare, secondo te? Dobbiamo investire in tante cose, non solo nelle strutture, non solo nei giovani. Davide ha detto allenatore, meglio dire mister, perché allenare è un'altra cosa. Certo. E in Italia abbiamo, ecco, tanti che non sono allenatori, e quindi però dobbiamo cambiare la mentalità, perché voi avete parlato giustamente di ritmo,
Ma il ritmo viene proprio anche dalla mentalità, cioè all'estero subisci un fallo, in 14 secondi la palla è rimessa in gioco. In Italia vai in terra e ci vogliono 2 minuti per ricominciare. Poi quando affronti una squadra che ha certi ritmi, tu non riesci a mantenere quei esatto. ritmi lì. Ma, e son tante però ecco, le cose che purtroppo non vanno. E ha detto una cosa che è una mia battaglia, che lo sapete, che porto avanti da anni, perché mi conoscete un po' di anni, è la stampa italiana purtroppo è più arrogante, non tutta ovviamente, perché ci sono i bravissimi, ne avete lì la presenza, c'è chi ne capisce, ma il grosso della stampa italiana è molto molto più arretrato rispetto alla stampa sportiva estera, e quindi facciamo i complimenti, oppure diamo per scontato che bisogna vincere col Villarreal piuttosto che col Lione, piuttosto esatto. che col Porto, piuttosto esatto. che, e poi prendiamo sempre bambole e ci stupiamo. E la cosa ancora più grossa è quella che ci stupiamo. Com'è possibile? Com'è possibile? Poi giocano a calcio. Io ho mandato una clip prima da voi, non so se sì. se riuscite a mandarla. Sì, sì, assolutamente. Quella... Sì, infatti mi allaccerò a quello che stai dicendo per far vedere questa clip, che è molto interessante, che riguarda i giovani dello Shakhtar, no? Il futuro del calcio, cosa, se vogliamo. È una cosa clamorosa. Quando la mandi poi ti spiego il perché. È vero. Perché state giocando con molti under 19, no Carlo? Me lo confermi? Allora, stiamo giocando con solo ragazzi ucraini, sì? quando noi nella nostra squadra titolare di Ucraina ne giocano solo 4, okay? di questi, gli altri 11, alcuni non sono neanche nostri, ma sono dei nostri prestiti che avevamo la nostra seconda squadra, che è il Mariupol, quindi gente neanche allenata negli 8 mesi da De Zerbi, ma che ha fatto solo il ritiro estivo con noi, quindi under 19, pazzesco. Ragazzi che hanno fatto solo il ritiro estivo, ragazzi che non giocano una partita dal 10 dicembre, ragazzi che da 45 giorni sono sotto le bombe, quindi non sanno neanche cosa sia allenarsi, cosa sia un pallone, e che vanno in Grecia, nello stadio dell'Olympiakos, e non fanno vedere la palla ai campioni di Grecia, che comunque è una signora squadra. Allora, guarda, Carlo, ti chiedo scusa, ma c'è qualche problema tecnico e mi dicono da regia che non riusciamo a mandare il video, però lo faremo sicuramente vedere nelle prossime settimane, perché io ho avuto il piacere di vederlo in anteprima, devo dire che è interessantissimo. Sostanzialmente, Valentina, vengo da te, ci fa vedere come i giocatori giovani dello Shakhtar Donetsk giochino la palla addirittura all'interno della propria area di gioco, certo, quindi escono, ovvio. La famosa uscita, escono palleggiando senza paura. Ci vuole, Carlo, grande tecnica, perché se lo fai fare a certi difensori che abbiamo in Italia o in altre parti del mondo diventa un po' complicato, quindi tecnica abbinata a un grande coraggio, sicuramente a un'idea tattica non da poco, e quel video è eccezionale e conto quanto prima di farvelo vedere. Si può insegnare però, no, la tecnica? Certo. E De Zerbi è uno che insegna la tecnica. Che è quello. È quello, bisogna avere pazienza con i giovani, insegnare, mettersi lì, lanciarli, perché noi diciamo sempre che il futuro è dei giovani, diciamo sempre che il calcio italiano deve ripartire dai giovani dopo il fallimento mondiale, la figuraccia che abbiamo fatto contro la Macedonia del Nord, ma noi lo diciamo sempre ogni volta che sbagliamo, mai prima. Però il fallimento è totale, e ogni volta usiamo sempre le solite cose, le solite motivazioni: più spazio ai giovani, dobbiamo ricostruire, dobbiamo partire, la primavera, la Serie B, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi non lo facciamo mai. Non lo facciamo mai, invece all'estero lo fanno, ci sono allenatori che lo sanno fare, anche italiani, e De Zerbi secondo me è uno di questi, per questo io avrei visto molto bene, l'ho detto, De Zerbi sulla panchina della nazionale, anche se poi allenare una nazionale rispetto a un club è assolutamente diverso, è vero. Però viva il coraggio. Sì, forse in effetti allenare, Davide, vengo da te, la nazionale e un club è diverso, lo disse qualche tempo fa, credo, Antonio Conte, no? La possibilità che tu hai di stare tutto il giorno. Ma lo stesso Ventura, ora, che se può dire quello che si vuole, ma Ventura nelle squadre di club, io me lo ricordo quando era al Pisa, poi quando è andato al Bari, al Torino, ha veramente fatto giocare bene le squadre. E Conte? Conte che direbbe? Io non lo dico, è una cosa ghiacciante, una cosa veramente, chi c'è, è stato, mi hanno chiamato. Stanno chiamando Antonio Conte dalla regia, perché Carlo, ti do una bella notizia, hanno ripristinato il problema tecnico, quindi possiamo, grande. Mi date conferma che possiamo vedere il video? Benissimo, posso lanciarlo? Vai. Il video che ci ha mandato Carlo Nicolini in anteprima sui giovani dello Shakhtar Donetsk.
Carlo, è uno spettacolo per gli occhi, eh? Questo è calcio, ma come dicevate, è un allenatore che insegna e che il suo insegnamento, a prescindere che sia l'uscire dal basso, che sia un altro, è entrato ai ragazzi. Se questi ragazzi dopo mesi che non si ritrovano e senza che organizzi, che prepari la partita in un modo professionale, fanno questa ricerca, è perché ci credono, è perché hanno creduto in quello che gli ha detto, è perché hanno visto che ha un senso. Ovviamente serve la tecnica, serve la qualità, ma è passato un concetto. E onestamente è bello poi andare a vedere anche una squadra che gioca così. E noi, ecco, lasciamo perdere le motivazioni, ieri erano altre, però poi andando a analizzare la partita vedi un'uscita dalla difesa bassa così, non può che farti riconciliare con la bellezza di questo sport. 6-7 passaggi, quasi 8, meravigliosi. Pazzesco. Sì, abbiamo visto qualcosina forse con Sarri, no? Sì, ma abbiamo visto anche il Sassuolo, anche quest'anno con Dionisi. Certo. Abbiamo visto con l'Italiano, con la Fiorentina, c'è speranza, con Gasperini. Gasperini con l'Atalanta. Insomma, Paolo Fonseca prova a fare con la Roma. Nel prossimo blocco voglio fare una domanda a tutti. Bene, allora facciamo così, mi allaccio a quello che dici, lanciamo la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con tante altre novità. Eccoci di nuovo collegati, canale 60 del vostro digitale terrestre, potete recuperare anche la puntata nell'applicazione di Sport Italia, certo, e potete anche vederci da scaricare, eh? Su YouTube. Gratis, Igor, gratis. Ah, gratis. Di questi app. Tempi, gratis è una parola che piace a tutti, e poi soprattutto potete seguirci anche su YouTube, sulla pagina di leovegas.news. Valeria Ciardiello, ci sei? Io ci sono, ho ascoltato con estrema attenzione, devo dire anche con interesse, tutta la disamina che avete fatto in questa prima parte, che mi ha un po' rattristata, nel senso che davvero ho pensato a quanta strada il calcio italiano deve fare e quanto bisogno ha di essere rifondato. Tra l'altro nell'ascoltarvi ho proprio percepito che in maniera naturale avete già dato, giustamente, probabilmente, per esclusi il Napoli, il Milan, addirittura David ha citato la Juventus come possibile secondo posto, quindi l'Inter tendenzialmente come vincitrice dello scudetto. Cioè mi fa pensare al fatto che comunque questo campionato, che sembrerebbe essere più appassionante di quelli precedenti, in realtà non è proprio così. Credo poi che Carlo abbia anche preparato una grafica che sottolinea la mediocrità delle prime quattro squadre, però mi rattristava un po', perché effettivamente da che doveva essere un campionato interessante, dove si poteva giocarsi tutto in queste ultime giornate, c'è invece un clima così un po' tranchant, che francamente condivido, tutto ciò che avete detto lo condivido anch'io, però un pochino mi rattrista soprattutto nel confronto con gli altri campionati. Sì. Guarda Vale, io in realtà ti devo anche chiedere perdono, non t'ho fatta entrare in gioco, diciamo così, per usare un termine calcistico, perché non ti vedevo nel monitor. No, sapendo... perché ha preso la mano, non è vero, non è vero, sapendo che non stai benissimissimo, lo ricordiamo, Valeria a casa purtroppo con il Covid, pensavo ci fosse stato qualche problema e quindi non ti ho più chiamata, ti chiedo perdono Vale. Pensavo fosse la rivendicazione del maschio alfa che ha preso il mio posto e quindi... Guarda, te lo possono testimoniare sia Valentina che David, anzi ci mancherebbe. Assolutamente. Però... È vero. Valeria, chiedo non vedevamo perdono. Nulla, non vedevamo nulla. Non vedevamo nulla, non vedevamo nulla. Vediamo solo tanto Carlo. E continuiamo, ma Valeria c'è. Bene, allora, Vale. Sì. Vogliamo sentire io Paolo Di Fanta, ma ci pensi tu? Sì, chiamiamo subito Paolo, però solo un secondo, visto che l'ho chiamata in gioco, credo che ci sia una grafica relativa appunto alla mediocrità di questo campionato. Se vogliamo chiudere il ragionamento, poi andiamo da Paolo, se siete d'accordo, è una grafica che ha preparato Carlo e credo possa offrire degli elementi di supporto rispetto a quello che già avete detto nella prima parte della trasmissione. Grafica? Andiamo con la grafica? Grafica. Vai. Eccola! Carlo, vai! Praticamente queste sono due voci per le prime quattro squadre, quindi voci abbastanza importanti, come vedete, passaggi riusciti, gli utili che gli avversari riescono a fare, piuttosto che i dribbling che fa una squadra, la reazione a palla persa. In queste voci, queste prime quattro squadre sono quasi ultime, sono 18esime, 19esime o 20esime in Serie A. E questo dice che come fa a vincere un campionato una squadra
che è ultima in determinate, ecco, c'è una squadra che vince un campionato, magari non può eccellere in tutto, ovviamente non può avere l'eccellenza in tutto, però deve avere una media alta in tutte quelle che sono la voce. La Juventus va ai due all'ora e non sfrutta le poche occasioni che già crea. Il Napoli non recupera una palla in attacco, quindi è difficile, e invece ne crea tantissime, ma con una concretezza bassissima, una percentuale di concretezza bassissima. L'Inter non fa dribbling, non crea mai la superiorità numerica, e quando perde palla deve aspettare tantissimo tempo prima che possa ricostruire un'altra azione. Il Milan sbaglia tantissimi passaggi, ha una percentuale di passaggi riusciti molto mediocre e concede tantissimo agli avversari. Capite che con queste caratteristiche qui è difficile che ci sia una squadra che possa dominare il campionato. Certo, quindi certo. Per questo che io l'ho chiamato mediocrità di queste nostre prime quattro squadre, che poi è una mediocrità che purtroppo paghiamo in Europa. Fa effetto comunque, fa effetto vedere questi dati, la spiegazione di Carlo, David, certo. il confronto con la Premier, con tutti gli altri campionati, con tutti gli altri e top pensare club. Pensare cos'era la Serie A prima. No, ma soprattutto la percezione che abbiamo noi, che guardiamo le partite da casa, tranquilli, in divano, certo. La percezione che ha un Carlo Nicolini, che è un uomo di calcio a 360 gradi, che lavora sui numeri, no? Certo. Perché a volte tu pensi, Napoli ha giocato bene, l'Inter è meno bene, poi in realtà vedi... Vediamo i dribbling, vediamo i passaggi riusciti, vediamo i recuperi. Vai a analizzare a fondo, non è esattamente così. Il cross, certo, no? è tutto basato su quello. No. E pensare che noi giocatori ce l'avevamo, no? Perché io ieri ho visto fare, avete citato giustamente Manchester City-Liverpool, certo. A un certo punto, vabbè, al di là di De Bruyne, che è un giocatore meraviglioso, ma Salah fa l'assist per Mané per l'1-1, che è un assist secondo me irreale. Certo. Per la bellezza, certo. Cioè, è una cosa che e Salah giocava nel nostro campionato in Serie A, però voi siete... La Roma l'ha dovuto vendere per esigenze di mercato e per il fair play finanziario. Non si sa mai che possa ritornare, però vedi, il problema si ritorna lì. Però certi giocatori vanno via proprio per questo, per esigenze di mercato, è ovvio. Come si fa ad andare avanti se non c'è una svolta in questo? La plusvalenza, hai capito? David, perché bisogna anche investire meglio. Ieri, tra le varie partite che ho guardato anche in Serie B, se non sbaglio, non vorrei confondermi, un Ascoli Regina giocavano. Sì. Allora, i due centrali difensivi di una squadra e i due attaccanti dell'altra squadra insieme avevano 145 anni. Ok? E questo ti fa capire, se tu non fai giocare un giovane, il giovane non lo puoi neanche poi vendere, quindi non hai soldi, e poi quando per caso hai il Salah di turno sei costretto a venderlo. È chiaro. E non perché gli altri campionati sono più ricchi, ma perché gli altri campionati investono. In questi anni, Valentina te lo può dire benissimo perché Sport Italia lo segue, il campionato francese, il Lille piuttosto che Nizza, vendono, ma perché? Perché comprano. Il Lille ha comprato tre giocatori turchi che erano già sotto le squadre, italiane. Yazici, piuttosto che Zeki, terzino destro, squadre italiane che quando eravamo piccola nazionale ci dicevano però 3 milioni sono tanti, quelli li comprano a 6 milioni e li rivendono a 25. Pazzesco. Carlo, E noi dopo dobbiamo fare... Lancio questa provocazione. Scusa, velocemente, è un po' anche l'obiettivo delle società medio-piccole in Italia, no? Per anni l'Udinese è riuscita in qualche modo, passatemi il termine, a mantenersi andando ad acquistare giocatori meno conosciuti, lanciandoli in un campionato importante come il nostro per poi creare delle vere e proprie plusvalenze. Prego, Davide. No, volevo dare questa provocazione alla luce di quanto ha detto anche Nicolini, anche per voi giornalisti che insomma ne parlate tutti i giorni, che fate sempre cronaca. Certo. Ma non è che in Italia si dà troppa importanza agli allenatori e meno ai giocatori, e allora certi talenti magari... vengono meno. Tu vedi quest'anno, no? Ah, è tornato Mourinho nel campionato italiano, top. Ah, è tornato Allegri, top. Ah, vedi Sarri, cioè non si guarda, ecco, Sarri alla Lazio, il gioco della Lazio, non si guarda i giocatori che hanno. Forse negli ultimi anni ci siamo un po' distratti sotto questo aspetto, ci si concentra troppo, anche giornalisticamente parlando, ci si concentra troppo sugli allenatori e si pensa che gli allenatori facciano chissà che cosa e meno sui talenti, sui calciatori. Sui personaggi a livello mediatico, in questo caso José Mourinho, esatto. No? Cioè il ritorno di José Mourinho. Secondo me Mourinho non ha mai dato un'identità definitiva alla Roma, cioè la Roma non ha un'identità di gioco, adesso insomma Carlo me lo può testimoniare. Paolo Fonseca aveva dato un'anima e un'identità
alla Roma, cioè la Roma con Fonseca giocava bene, poi c'erano tutti gli altri problemi, no? Non vinceva gli scontri diretti, i big match, eccetera, eccetera, eccetera. Con José Mourinho, secondo me, la Roma non gioca bene, cioè se tu vuoi vedere il bel calcio, non vai a vedere la Roma. La Roma ha fatto un grande derby contro la Lazio a livello tattico, con qualche mossa che ha messo in difficoltà la Lazio, però la Lazio non è mai entrata in campo nel derby. José Mourinho ha dato altro alla Roma, perché qualche giovane lo sta lanciando, perché la fiducia che sta dando a Felix gliel'ha data Mourinho. Però se tu mi parli di gioco e se tu mi parli di identità, cioè la Roma, al di là di tutto, è la squadra che ti può andare a perdere contro il Bodo Glimt. Sì, sì. Cioè, e ancora non so cosa potrebbe succedere al ritorno, io questo onestamente non lo so. Carlo? Sì, sì, il Bodo che ha venduto 4 giocatori, quindi esatto. Non è il Bodo dell'andata, ne ha venduti 4, i 4 più forti, eppure ha vinto di nuovo. No, ma è così, ecco, a prescindere che alcuni ritorni possano anche fare bene a livello mediatico, eccetera. Però ci si concentra, ha detto bene Davide, ci si concentra troppo su troppi allenatori sbagliati, ecco. Uno o due vanno bene a livello mediatico, c'è troppo vecchiume in Italia, o perlomeno non diamo il giusto risalto a quel che di nuovo ci poteva essere o a quel di propositivo. Io lo ripeto sempre, non perché sono lo Shatter, però ovviamente parlo di me, il fatto che l'Italia si sia fatta portare via dallo Shatter un De Zerbi è già la spiegazione del problema che c'è in Italia. Sono d'accordo. Vale, sì. Ci sei? Anche qui siete veramente interessantissima la chiacchierata oggi, la presenza di Valentina, senza nulla togliere ai miei, diciamo, compagni, al mio team, però è veramente qualitativamente molto interessante. Grazie Vale. Grazie a te, Vale. Allora, no, direi di sì, che ci sono, e mi farebbe piacere anche intanto ringraziare Paolo di Fantapaz, che oggi è collegato telefonicamente per consentirmi il collegamento Skype da casa. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Sei la padrona di casa, non potrei mai lasciarti fuori, quindi è un piacere collegarmi telefonicamente. Grazie Paolo. Senti, ti faccio la domanda come te la farei dallo studio, anche se, come vedi, Igor è un ottimo conduttore. Ti chiediamo qual è il giocatore fantacalcisticamente più interessante che hai evidenziato in questo weekend, anche se manca ancora una partita, quella di questa sera, per concludere tecnicamente la giornata di campionato. Sì Valeria, io ho selezionato Traoré del Sassuolo, un giocatore che l'anno scorso sotto De Zerbi è cresciuto tantissimo e quest'anno nella prima parte di campionato con Dionisi non è partito alla grande e da gennaio in poi è un giocatore determinante, capace di saltare l'uomo, tant'è che ieri oltre a 2 gol ha fatto il 100% dei dribbling, quindi un giocatore capace di saltare l'uomo, di affrontare l'avversario nell'uno contro uno, creare superiorità numerica e servire assist. Altro dato importante è che da gennaio ad oggi ha fatto 6 gol, roba non da poco per un ragazzo di 22 anni. Fortissimo secondo me. Fortissimo, è vero, sì. In questa seconda parte di campionato sta dando sicuramente il meglio, perché sta trovando anche più spazio, era forte già ai tempi dell'Empoli, lo voleva la Fiorentina, anche la Juve, anche la Juventus, ed è, sarà anche lui uomo mercato, però il problema è che il Sassuolo sono tutti uomini mercato, perché ha tanti giocatori interessanti. Sì, è vero. Raspadori, Scamacca, Frattesi, però questo è un po' di buon auspicio in base a quello anche che abbiamo detto prima con Carlo. Ci sono comunque dei club in Italia che sono ancora bravi ad andare a trovare i ragazzi che rappresentano poi di fatto comunque il futuro. Di Traoré ne abbiamo parlato anche qualche mese fa. La cosa buffa, allora, guarda, in merito a questo, la cosa buffa, caro Carlo, tu ce lo puoi confermare, è che di Traoré purtroppo ce ne sono tanti nel calcio. Ce ne sono tantissimi. È vero. Io toglierei il purtroppo, direi per fortuna. No, nel senso che alcuni sono bravi, altri purtroppo sono arrivati anche in Italia, ma non sono stati così fortunati perché sono nati tra Ore fra l'uno e l'altro, capito? Sono passati tra Ore. No, comunque ecco, complimenti, ne approfitto per fare i complimenti a Paolo, a parte le vostre bellissime battute, perché ha scelto un giocatore giusto che merita, un giocatore che, come dice Valentina, è fortissimo e non solo da quest'anno, e che dal mio punto di vista non ha nemmeno fatto vedere tutto il suo potenziale, può crescere ancora tantissimo, e va a dare, a premiare anche non solo le individualità sue personali, ma anche un gioco di squadra che nasce con quello che ha fatto De Zerbi
e che Dionigi è stato bravo a cavalcare, a modificare, ovviamente, perché c'è una sua identità, e quindi complimenti a lui. E quindi andrebbe dato più spazio proprio a questo tipo di giocatori, a questo tipo di allenatori, a questo tipo di proposte, che sono, secondo me, la proposta per il futuro, se vogliamo venire fuori da tutto quello che abbiamo detto prima. Esatto. Benissimo. Sì, giustissimo. Poi, la cosa bella è che ci sono tanti allenatori che fanno calcio, sono tutti, non lo dico perché sono toscano, per carità, ma sono tutti passati da Empoli. Dionisi, Sarri, Spalletti che ha visto che si sta aggiornando anche con quel suo. Allora, ragazzi, la lontananza Andrea non Zoli. È semplice da gestire, perché vedo che Valeria dal monitor vorrebbe dire qualcosa. E ma io dove? sono qui che non devo capire un attimino i tempi, i ritmi. La lontananza è come il tempo, Valeria, ma speriamo che. No, tranquillo Igor. No, perché veramente non voglio, diciamo, rendermi ripetitiva, ma state dicendo delle cose super interessanti, quindi mi verrebbe da intervenire. Fallo. No, vi trattengo, perché comunque poi c'è anche una gestione tecnica che altrimenti non favorisce fallo, il Valeria, dialogo. Sei la padrona di casa, perciò fallo. Però fallo. Vedi, Valeria, adesso capisci cosa vuol dire stare in collegamento, vedi? Assolutamente sì, il collegamento, anzi, grazie a tutta la tecnologia che consente i collegamenti. Però è evidente che la bellezza di essere fisicamente in studio non ha paragoni. No, in realtà adesso ci tenevo, anche prima di salutare Paolo, io sono sempre curiosa di sapere come va la nostra Fantalega, la Fantalega di leovegas.news, quindi ci tenevo anche a chiedere a Paolo se era cambiata la classifica parziale rispetto poi alla gara che ancora deve disputarsi questa sera rispetto al weekend scorso, se ci sono state variazioni o se abbiamo ancora questi nomi particolari, questi nickname che caratterizzano il podio della nostra Fantalega. Paolo. Valera, ti dico che questa giornata si potrebbe battere un record, perché il primo attuale, Simo Team, si presenta con ben 96 punti e potrebbe, con la partita stasera di Candreva, sfiorare quota 100 o superare quota 100. Quindi già questo è un gran bel risultato, e complimenti a lui. Continua nella sua stabilità Lore Team con 88 punti e rimane secondo. E poi c'è questo nome particolare, Tutti Pazzi per la Pizza, 86 punti e mezzo, gli diamo ragione per il nome e sicuramente gli diamo ragione per un ottimo risultato. La pizza. Io tifo per Tutti Pazzi per la Pizza. Non penso ci siano dubbi, no? No, poi secondo me loro, Tutti Pazzi per la Pizza, secondo me loro sono adatti per tutte e quattro le stagioni. Una guarda. Esatto. Questa è bella, questa è sottile, questa arriva. Può essere anche capricciosa, eh? Non finiamo più. Sono la stessa cosa, capricciosa e quattro stagioni. C'è una sottile differenza. No, vero? Sono convinto che però la loro presidente si chiama Margherita. E chiudo parentesi. Però ha ragione Valentina, non è la stessa cosa. Attenzione, no. È vero. Ale. Vabbè. Ciao Paolo, grazie. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Senti, invece Igor, voglio lanciarvi una piccola provocazione, così un ulteriore, diciamo, argomento di riflessione, che è Ciro Immobile. Bene. Vorremmo capire da voi perché Ciro tendenzialmente funziona nella sua squadra e funziona un po' meno quando viene chiamato in nazionale. Attualmente è il capocannoniere in questo momento della Serie A, Ciro Immobile. Secondo me è un attaccante fantastico. Immobile è un attaccante fantastico. Nella Lazio giocano tutti per lui. Poi c'è un gioco collaudato ormai da anni, al di là che sia arrivato Sarri, no? Con Simone Inzaghi, il ciclo di Simone Inzaghi, 5 anni sono stati meravigliosi. Poi è coadiuvato anche da due giocatori che secondo me fanno sempre la differenza, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, che sono centrocampo meraviglioso, quello della Lazio, che è un po' cambiato, no? con il gioco di Sarri. Quindi tutti giocano per Immobile, è ovviamente circondato da fuoriclasse, perché per me Luis Alberto e Milinkovic sono due fuoriclasse, quindi diventa tutto un po' più semplice. In nazionale in realtà è diverso, perché giochi anche in maniera diversa, hai interpreti diversi. Sì, ma non è nemmeno l'unico caso nella storia. No, infatti. Perché ci sono tanti talenti, tanti fuoriclasse nella storia del calcio, che io che lo seguo da tantissimi anni. Lo stesso commissario tecnico Roberto Mancini, bravo, era fuori classe nella Sampdoria, però in nazionale non brillava. Un altro grande giocatore è stato Dossena, dove andava comunque faceva la differenza, in nazionale non rendeva. Ma ti ricordi anche Totti e Del Piero, no? Anche, in qualche circostanza anche Del Piero, è vero, anche Totti e Del Piero in certe circostanze erano così. Zola, ecco, mi viene un altro giocatore che sai cosa, tra l'altro
l'altro, se mi permettete, poi Carlo sentiamo anche te. Ieri Immobile ha superato Boniperti, ragazzi. Esatto. Ma segnalo. Che poi è un giocatore che spacca le tifoserie, nel senso c'è chi ama Immobile, chi invece dice sì, però non è un giocatore da grandi squadre. Però, ragazzi, se dobbiamo ragionare attraverso i numeri, e tanto piace fare a Carlo, Carlo, questo giocatore ha superato Boniperti ieri. È un giocatore, io non stravedo per lui, però che è forte e ha delle caratteristiche molto definite. Quindi se tu proponi un gioco per questo tipo di caratteristiche, lui fa la differenza e fa quello che fa, perché uno che comunque fa così tanti gol in così tanti anni vuol dire che qualcosa ha. Secondo me manca un pochino, come altri nomi che avete fatto, di personalità, nel senso, ha detto Valentino, ha detto bene, ha in parte dei giocatori nella Lazio che gli tolgono questa leadership a livello di personalità. Questa nostra nazionale invece non aveva dei leader veri, e quindi là davanti gli si chiedevano delle cose particolari o qualcosa in più a lui, cosa che lui non può dare. Lui quello che può fare lui è fare tanti gol se fai un determinato tipo di gioco. Se fai quel determinato tipo di gioco lì, non devi prendere Immobile, e questa è una cosa abbastanza chiara. Quindi non sono colpe solo sue, ma anche di chi gli chiede cose che lui non. Sì. Vale? Valeria, non la sento. Comunque ha fatto 24 reti, ha realizzato 24 reti dei 64 gol fatti dalla Lazio. Uh-huh. E stavo proprio pensando a quello che diceva Carlo, cioè il fatto che se lo metti nella condizione di. Ma qual è questa condizione allora? Il modo in cui gioca la Lazio attualmente, Carlo? Ti rimbalzo in qualche modo la tua riflessione, perché sono curiosa di capire. Allora, lui attacca gli spazi, è bravissimo ad attaccare gli spazi, è bravissimo a fare pressi, non è capace, tra virgolette, non è capace a venire a legare, a dialogare con gli altri, a fare entrare la mezza punta che fa gol, ad aprire sulla fascia. Lui ha un altro tipo di caratteristiche. Quindi se tu vuoi fare un gioco, la costruzione da dietro, con la sponda, con determinato tipo di combinazioni, non è lui il giocatore che sa giocare con la spalla alla porta, per ipotesi. Lui attacca gli spazi, poi tira bene di destra o di sinistro. Ha questo tipo di caratteristiche. Quindi tu quando noi, ma anche prima di De Zerbi, ma soprattutto con De Zerbi adesso, noi andiamo a prendere dei giocatori, ma che sono funzionali al suo gioco. Magari ce n'è uno più bravo come attaccante di quello che abbiamo comprato noi. Certo. Ma quello che abbiamo comprato noi è perfetto per la richiesta che l'allenatore vuole. E quindi la squadra farà bene, il giocatore farà bene, il gioco dell'allenatore verrà bene. Ma se tu dai a un allenatore che ha una certa filosofia, giocatori con altre caratteristiche, certo, fa fatica il giocatore e fa fatica l'allenatore. Tra l'altro, Carlo, è anche fantastico, lui bravissimo nel pressing, no? È sempre il primo che va a pressare, la nazionale non gioca così. Per quanto riguarda i tre attaccanti là davanti, cioè, o comunque gli esterni un po' devono fare quel ruolo lì, ma Immobile deve rimanere più centrale. Esattamente, è questo, per quello che io dico, quando tu prendi un allenatore devi ovviamente con le esigenze, con le possibilità, col dialogo, cercare di costruire una squadra che spazia gli interessi della società e dell'allenatore. Certo. E la stessa cosa è un po' in nazionale, perché noi, diciamocelo chiaro e tondo, abbiamo vinto un europeo con un Immobile che ha fatto un gol e mezzo, sì, e non ha fatto molto di più. Abbiamo trovato i gol dei giocatori del Sassuolo, sì, abbiamo trovato i gol di Messina, abbiamo trovato parte dei rigori. Cioè, è stato un pochino un caso che abbiamo vinto con questo tipo di centravanti. E io ripeto, senza nulla togliere a Immobile. Bisogna mettere i giocatori nella condizione di fare quello che sono capaci. Se tu hai dei due centrali difensivi che non sanno costruire, ma che sono solo bravi nell'uno contro uno, nel gioco aereo, non li dai a un allenatore che fa che costruisce il gioco da dietro. Ecco, questo è un altro. Comunque, Carlo, perdonami, forse dimmi tutto. Vale me lo concederà. È tutto giusto quello che ha detto Valentina, giusto quello che ha detto David, che stai dicendo te. Però io volevo sapere cosa ne pensa Sarri, giusto Valeria? Sì, assolutamente. No, ce l'abbiamo qui, è un peccato non. Aspetta, ora mi metto io chiavi. Aspetta. No, il discorso riguardo a Immobile l'ho valutato circa 140-150 mila euro.
c'ha due bagni, c'ha due stanze, è bello, però è bravo, insomma, poi è confortevole, e si tratta bene, insomma, devo dire, poi si può anche trattare, insomma, e bene, anche, grazie, si mister. Può scendere anche a 120. Grazie, qui mister. Manca la paglia però per Sarri, vero, manca comunque... la paglia, dai, la paglia. Occhiale paglia, vale, sigaretta. Vale, mancano 25 secondi, a te la parola. Allora, prima di lasciarti chiudere, io volevo che faceste un giro di risposta alla domanda che peraltro è riportata anche sull'articolo di tuttomercato.web, cioè se l'Inter è ritornata padrona del suo destino e quindi andrà dritta allo scudetto. Velocemente io ti dico di sì, lo sostengo da ottobre. Vai, Vale. Se l'Inter è candidata, sì, assolutamente, sì, sì, per me sì. Assolutamente, l'Inter è pole position per lo scudetto. L'ho detto anche prima, è che stavo comunicando con Guido Bagatta, che mi reclama. Bagatta, Guidone mi reclama, Bagatta mi reclama, dove sei? Sono in diretta, ragazzi. Bene. Valeria lo sa, mi reclama Bagatta. E infatti, guarda, ringraziamo anche Guido della disponibilità di averti in qualche modo ceduta per la puntata di oggi, che è stata essenziale, peraltro, per come sono andate le cose. Carlo, vince l'Inter lo scudetto? Il mio è un purtroppo sì. Ammazza. Non ti lasciamo commentare il purtroppo, credo non ci sia tempo, giusto Igor? No, siamo a 0 secondi, ci stanno tirando le orecchie, chiudi te, Vale? Allora, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio davvero Igor, è stato un egregio sostituto, grazie di cuore, grazie a Valentina. A te, torna, Vale. A trovarci. Un grazie, abbraccio. Grazie a Davide Pratelli. Ciao. In bocca ciao al lupo, a tutti. Carlo, per la tua avventura che ha il simbolo del cuore, siamo con te insieme alla pace. Grande speriamo Carlo. Speriamo di rivederci fisicamente in presenza lunedì prossimo. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao Igor, grazie. Ciao, bravo, bravissimo, bravissimo.